Eccoci qui di nuovo, ovviamente io sono JB con il mio collega Capus, come al solito. Buonasera a tutti. E siamo qui con la seconda parte di questo splendido gioco, sempre ambientato negli ospedali italiani. Oggi faremo veramente qualcosa di sporco, gente. Ci metteremo le dita nel naso. Yuhuu! C'è sempre la nostra manina. Andiamo in operation. Il cuore è già stato fatto. Adesso ci sono il trapianto di reni. Come potete leggere, per due. Ci sono due reni da mettere. Giusto. Giustamente. Se cambi con un rene, non cambio assai. Poi la pipì, dove la finire? Ecco qui. Sempre abbiamo... il solito paziente. Sì, ovvio. Che c'ha tutti i problemi del mondo, ce li ha lui. Ok. Ma se provassimo tipo a schiaffeggiarlo si sveglierebbe. No, non credo. Gli scopriamo l'arcano. Che schifo! Ah, ma qua siamo più in basso. Qua allora. Qua si consiste in tagliare quel punto. E questo. Per la prima parte. Dell'intestino. Crasso, se non mi sbaglio, sì, credo sì, che sia. Sì, c'è più crasso intorno, certo. Cioè, questo qua, sai che cosa facciamo? Lo togliamo, sì, perché sennò ti dà fastidio su sulle ciapane. Sulle ciapane. Bravo. Lo mettiamo in faccia così in caso che si sveglia. Non vede. Occhio non vede, corpo non batte. Certo, togliamo sta roba, se non lo prendo quel cavolo. Poi è antigienico. Ma c'è un attrezzo nuovo stamattina. Questo qua. Ok, allora, come il nostro solito fare, partiamo con un bisturi a caso. Questo. Rifidato. Allora, abbiamo detto che dobbiamo tagliare la parte dell'intestino crasso. In questo gioco, per capire dove tagliare, basta vedere le parti sfumate in rosso. Ok, ok. Aspetta che già è un po' difficoltoso. Stiamo facendo il guaio. Ecco. Non credo che sia andato. No. Si vede uno. Ecco, uno è andato qui. Uno è andato qui. Ecco questo. Uno è andato. E l'altro fare in culo. Ora posiamo con delicatezza estrema il bisturi qua. E ci prendiamo un attimo la puntura perché sta perdendo sangue il nostro anchetto. Fai attenzione se no ti trovi. Qua infatti mi stavo tagliando pure con un bisturi. Ok. L'orologio cinesino c'è sempre. Stavolta la puntura gliela facciamo qua perché è più comodo. Non più comodo. Bisogna andare in faccia. E poi rimane. Ecco infatti. Dai. Ci potrebbe fare causa. Attenzione. Ecco, dopo non so come la prenderò. Andiamo ad eliminare la parte codetta. E la mangiamo fritta, un po'. Come sei un cannibale. L'appoggiamo con delicatezza. C'era il bicchierino. Ora bisogna tagliare la parte in basso. In this moment. Là. A tagliare la... dello stomaco. Of the stomach. E la parte superiore. And the part superior. Una volta tagliate queste parti. Just tagliate una cosa. Il mio traduttore. Vedremo che salterà tutto. We see salterà tutto. We see salterà tutto, è ovvio. Cambiamo bisturi in questo caso perché quello l'altro schifo. Qui c'è un po'. Sacca poi! E torni! Il bisturi. Ma perché salta la roba? Ma che cosa hai in mano? Perché non prendi il bisturi? Una mano curiosa. Guarda! Ti sei lavato troppo col sapone. Vedi? Prendilo. Troppo sapone hai preso. Chiana. Ecco qua. E l'abbiamo pigliato. Sono sicuro che mi cadrà. Però. Ok. Ecco. Ti ricordo che siamo in Italia. Di ora la parte. Ecco qua, è saltato tutto. Molto bene. Bene. Questo invece lo facciamo bollito con le patate. Facciamo un'iniezione senza bruciare. Beh, ma la patata c'è sempre altro.
quello discorso. Occhio al polso, non piegare assai. Ecco, appunto, in caso che voi vi bucate con questa siringa verde, c'è quell'altra che annulla gli effetti, perciò potete benissimamente riprendere a giocare. Piano. Come cacchio l'ho presa? No, una freccetta. Devo cercare di mettere dritto. Corto cagato. Secondo me è cieco, per questo fa. Non gioco apposta. Ma perché non lo prendo sta cacchio di qui? Ecco, appunto, come ho detto prima, mi sono bucato. Forte sta roba. Ma che? Ecco, avete visto? Mi sono bucato con quella e sì, mi sto bucando con qualsiasi cosa oggi. Manca solo la matita. Devo cercare di metterla di lì. Io non riesco a bucare. Ecco qua, sono fatto. La smetti? Ora andiamo a togliere tutto questa robaccia. Che serve per il soffritto. Mettiamo tutto insieme. Sì, ovvio. Poi magari le montiamo al contrario, tanto chi se ne accorge. Perché chi è che li monta poi? Le rimpianta che come monta. Vabbè, su via. È uguale. Sembra una merduta. Ecco qua il nostro piccolo. Noi dobbiamo togliere il pisello. No. Quei due. Quei due. Rock and roll. Yeah. Allora, yeah. Ora andiamo a tagliare questa parte qua che collega il non so che con il fegato. Okay. Ok. Io direi seghetto. No, eh? Seghetto. L'hai preso? No, non l'hai preso. Dai, su. Minchia, come sei? Ecco. Preso, andiamo a tagliare. Molto bene. Così, in modo delicato. Ci sta morendo il paziente, non è più un paziente, ma un morto un po' vivente. Cazzo. Improvvisazione, ragazzo. Madonna. Wow, chi da boot? Dov'è la siringa? È andata d'altra parte. Morirà il nostro paziente. Me ne sono accorto. Ma porca vacca, ma perché? Bene ragazzi, è stato bello finché durata. Ma se provassimo a iniettarlo con l'altra cosa? Dici che magari può fare lo stesso qualcosa? No, non credo. Possiamo provare. Magari lo svegli comunque. Bello, ti immagini. La blocca del mello, come non la cabello alcuna. Beh dai, vedrete per la prima volta un fallimento. No, vedi, peggio. Come peggio? E mo? Ma perché vola tutto? Perché sei bagnato. Ma che vuol dire? Sei troppo nervoso. Magari con i cotton fiocchi tamponiamo un po', no? Che cosa? Che cosa? Una fuoriuscita, un qualcosa. Non c'è niente. Minchia, siamo nella merda. Siamo nella merda. Noi continuiamo ad operare. Un polmone è stato tolto. È un polmone. Un si è anche riattaccato. Rem. Se ci hai fatto cazzo si è riattaccato. Vabbè. Ma tagliarlo con la forza bruta? Non credo. Proprio. Devo tagliare. Il fegato. Dammi ste fegato. Mamma. Uè, non si fa lui. Ah, proviamo a tagliare le ossa. Mm? Prova a tagliare l'osso. Secondo me funziona. Dai che mo decede. Io mi sono preso il rene. Tanto ne mettiamo uno. Un grosso fagiolo rosso. Niente, Pace l'anima sua. Addio. Abbiamo perso il paziente, signori. Non ha pazientito. 8 minuti di lunga sofferenza. Morte brutale. Adesso chi glielo dice ai parenti? Questa notizia tocca a te. Teoricamente. Niente, dopo questo ultimo, questa seconda parte del gameplay, ci rincontreremo poi al prossimo qui spillettare.
non vuole essere disturbato. Sono i parenti che ti chiamano per dire ti denunciamo. Ecco, appunto. Quindi non rispondiamo. Poi ci sono delle strane pillole blu. Viagra. Le puffi siamo così. Andiamo. Mangiamo su per giù. E tanti saluti da JB. Ciao. E dall'amico Cowboys. Buonasera. Ciao cari.